Tutta la senatrice Silvana Amati del Partito Democratico, buonasera e benvenuta. Senatrice Amati, veniamo a lei. Allora, oggi era la giornata in cui il PD poteva in qualche modo dimostrare quello che però per anni ha detto, no? Cioè non dobbiamo stare dietro alle vicende di una sola persona, non dobbiamo, scindiamo la questione del governo dalla questione di Berlusconi. Dopodiché, quando si è trattato di votare, invece, il PD ha votato per la sospensione di oggi, dicendo, adducendo, diciamo, come... Dicendo la verità. Dice, sì, diciamo che la verità può essere vista da diversi punti di vista. Dicendo che era normale routine, no, accordare questo tempo a... Sì, però evidentemente non è stata una normale routine, è stato un gesto altamente simbolico quello fatto dal PDL. Allora, a gesto simbolico si risponde con la normale routine? Beh, io penso che le istituzioni vadano comunque rispettate nelle loro regole. Noi abbiamo vissuto la vicenda al Senato, forse comunque al Senato è stata, diciamo, una situazione particolarmente distesa o comunque più controllata, almeno da quello che abbiamo veduto per le immagini della Camera. E al di là di sì, quello anche se che comunque era, il Movimento 5 Stelle è arrivato a togliersi la giacca e la cravatta. Noi non abbiamo bisogno quindi, di descamisados, sappiamo che i descamisados portano male ai paesi dove appaiono, quindi queste immagini poco, diciamo, adeguate al Senato credo che comunque vadano censurate, così peraltro sono state censurate dai nostri rappresentanti anche in modo abbastanza pesante, penso alle parole di Zanda che sicuramente sono state abbastanza pesanti. Comunque, noi ci siamo trovati in una situazione che sapevamo delicata, perché era evidente che il clima non poteva essere entusiasmante, però con la richiesta di un capogruppo, del senatore Schifani, che ha chiesto la possibilità di riunire il gruppo e quindi ha chiesto una pausa dell'Aula. Siccome le regole parlamentari vanno anche rispettate, non vanno ogni volta interpretate a secondo delle opportunità, e siccome sappiamo che la situazione economica è gravissima, mi pare che sia di ieri, anche se per fortuna non pare abbia portato gravi danni, diciamo l'ulteriore declassamento che Standard & Poor's ha fatto dell'Italia. Io mi auguro che prima o poi si riesca a arrivare a un'agenzia di rating. La interrompo un secondo perché voglio citare il titolo del Sole 24 Ore, ha ragione lei, i bot hanno superato il test di Standard & Poor's. È andata bene, però siamo arrivati a B, 3B. Esatto. E noi sinceramente ci auguriamo che prima o poi ci sia... essere a livello del Marocco. Ecco, e noi ci auguriamo che prima o poi ci sia un'agenzia di rating europea e che non si dipenda più da cose strane che ogni volta danno anche pareri che non sono proprio poi corrispondenti alla realtà, visto che appunto poi l'asta è andata come è andata. Quindi, ripeto, in una situazione grave, drammatica, preoccupante, con l'economia in crisi, come diciamo lei leggeva anche dai titoli di oggi... L'idea che ci sia un rispetto almeno delle regole istituzionali credo che sia una buona motivazione per non aumentare il caos. Schifani ha chiesto un'interruzione, noi l'abbiamo approvata e votata all'unanimità così al Senato. Pur sapendo insomma che aveva un altro valore. Che no, glielo chiedo diverso, perché è vero che al Senato c'è stata meno bagarre di quanto non ci sia stata la Camera e poi ce lo racconterà l'onorevole, ma è anche vero che per esempio io ho qui un'agenzia che riporta il parere di 3 senatori del PD che così hanno detto: oggi abbiamo detto agli italiani che i problemi di Berlusconi vengono prima di quelli del paese, la decisione di sospendere l'aula è un messaggio di resa alle rivalse del cavaliere, firmato Laura Cantini, Mauro Del Barba e Mario Morgoni appunto del PD, quindi evidentemente abbiamo anche nel 3 gruppo colleghi c'erano... vicino al pensiero di Renzi che hanno evidentemente segnalato qualche distinguo, però al di là del fatto che democraticamente si può almeno fare qualche dichiarazione di distinguo, il voto è stato uniforme e sinceramente io credo anche dovuto. Poi l'interruzione è stata, con tutti i problemi che sappiamo che ci sono, comunque è stata anche sufficientemente breve perché è stato dichiarato in modo esplicito e fino ad oggi almeno mi sembra confermato che domani recupereremo lavorando tutta la giornata oltranza il lavoro di quest'oggi, quindi io credo che lo stop sia stato molto più simbolico che reale. Certo era meglio evitarlo, certo sarebbe meglio che ci fosse una stasi in questo periodo delle polemiche nel Paese perché, ripeto, il fatto che la crisi economica sia così pesante e che i problemi siano così gravi prevederebbe un pochino più di serietà complessiva.
fanno cadere, arriva la magistratura e interrompe questo ciclo. Questa è la mia preoccupazione, la preoccupazione di molti, di come me, stanno all'interno del Parlamento. Senatrice Amati, vuole replicare? Io credo anche lei che ci sia questa specie di rispetto. Adesso io non è che possa condividere al 100% quello che dice il collega. Penso però che noi, se abbiamo questo governo di larghe intese, l'abbiamo perché c'è un'emergenza del Paese. Così come abbiamo avuto il governo Monti per un'emergenza del Paese. Io e il collega siamo stati fino a gennaio scorso, prima delle elezioni, a votare comunque insieme perché c'era l'emergenza del Paese, altrimenti forse sarebbe stato meglio, almeno io penso, forse per il Partito Democratico sarebbe stato meglio votare un anno e mezzo fa, invece che votare quest'anno. Però la scelta fatta quella volta si è ritenuta giusta, ha portato dei risultati per il Paese, perché comunque Letta ha dimostrato anche in questi giorni dei risultati in Europa importanti. Di questo siamo abbastanza contenti. Se riusciamo a dare una mano a questo Paese deve uscire dalla crisi, io credo che il problema nostro sia la crisi, sia il lavoro, siano le difficoltà reali degli italiani, e credo che tutte queste problematiche gravi adesso, che ci sono. Dopo la giornata di oggi, dopo quello che sta succedendo e dopo quello che voglio dire questo mese, perché è evidente che è ipotizzabile, no? Che non sarà un mese tranquillo, sarà un mese in cui arriveremo al 30 di luglio sfibrati probabilmente. Ecco, la maggioranza che resta sarà una maggioranza sempre più indebolita, ma serve a un governo come questo, dove di fatto quello che questo è un governo strano, perché è un governo che è una questo specie di metà tra il governo tecnico e il governo questo politico. Questo è no? un governo che nessuno di noi voleva. Al di là di quello, no, è proprio un governo che nella sua natura è strano, no? Perché no, ha componenti tecnici, componenti politici, più politiche che tecniche. È nato con. È nato ma secondo per forza. Lei ha senso mantenerlo? Io sinceramente penso di sì. Io continuo a pensare di sì, perché sono passati pochi giorni da quando in fondo l'abbiamo messo insieme. Ripeto, non è il governo che volevamo, certamente eravamo alternativi, noi abbiamo fatto una campagna elettorale insieme, quindi abbiamo sperato un risultato diverso, i voti non ci sono stati, l'ostruzionismo, per dire solo questo, della parte di Grillo è stata, diciamo, è stata evidente, l'impossibilità di fare il governo dell'alternativa altrettanto, dare un senso al governo che avevamo avuto fino poco fa con Monti, e quindi la necessità dell'emergenza restava una realtà, la possibilità di fare il governo di larghe intese con tutte le difficoltà che abbiamo, le abbiamo culturali, le abbiamo di rapporto. Quindi lei in qualche modo nega questa indiscrezione che io prima avevo letto riportandola dal giornale? Sì, io nego, io come penso. Come tentazione del PD di ma sai, il PD va a congresso, quindi poi c'è anche la realtà dei distinguo che fanno parte della vita. No? Quindi io immagino che un periodo peggiore non lo si poteva trovare per poter trovare una sintesi generale, però al di là delle difficoltà io penso che se ci troviamo insieme non lo facciamo perché siamo, diciamo, legati a voler stare insieme, siamo obbligati da una situazione particolare, si è scelto per il bene del Paese di riuscire a provare a risolvere 3-4 questioni e penso che Letta stia facendo un ottimo lavoro. Vorrei che continuasse a farlo e non vorrei che un continuum di disagi alla fine lo rendesse impossibile, perché poi vedo veramente dei pericoli seri per il Paese. Io chiedevo prima alla senatrice Amati del PD anche di questo, insomma, questo PD che si è messo in qualche modo in difficoltà da solo, perché con questo voto che ha diviso anche all'interno del PD, facendo sì che alcuni dei suoi esponenti contestassero il fatto di aver accordato al PDL questa giornata, insomma, ha creato dei problemi. Non solo ha creato dei problemi, ma addirittura qualcuno ha insinuato che ci fosse una sorta di tentativo di riposizionamento in vista del congresso. Non a caso chi si è detto contrario a concedere la giornata al PDL erano in maggior parte renziani, non solo, bisogna dirlo a onor del vero, non solo, alcuni non ci sono stati,
E ci sono anche stati esponenti come Rosy Bindi che tutto è fuorché renziana. Quindi come risponde lei? Ah, intanto io ripeto quanto avevamo detto all'inizio. C'è stata, almeno al Senato in particolare, forse alla Camera un po' diversamente, l'accettazione di una prassi che comunque sarebbe stato difficile contestare, perché la richiesta da parte di un capogruppo di un'interruzione... E questo va bene, però lì a insinuare perché... che invece... come dire, chi si oppone, cioè, sarebbe comunque stato chi molto alza difficile. Il litigio e dice io non sono d'accordo, no, lo fa perché è un'altra cosa, no? Voglio dire, penso che sarebbe stato molto difficile poter dire di no, per essere franchi, perché voleva dire andare contro ad ogni tipo di prassi, no? Rispetto alla richiesta dei capigruppo per un'interruzione che poi alla fine si è ridotta a un'interruzione di qualche ora, che recupereremo, così ci è stato detto, totalmente domani. Detto ciò, evidentemente l'essere in fase congressuale in un momento difficile come l'attuale, di grande crisi economica, con un'alleanza come quella attuale di scopo evidentemente, no? E noi abbiamo un governo di scopo, un governo di larghe intese legato non al fatto che siamo felici di governare insieme, tutt'altro, no? Abbiamo fatto una campagna elettorale da antagonisti, però la necessità ha obbligato queste scelte. In una fase congressuale i problemi aumentano. Quindi, certamente ci sono poi opinioni diverse e questo credo che sia parte della democrazia, quindi non siamo macchine e credo che sia giusto anche che ci sia la possibilità di esprimere opinioni diverse, tanto più in una fase così complicata e difficile, però ribadisco il voto poi è stato al Senato unanime e non mi pare che alla Camera i distinguo siano stati nell'atto poi fortissimi. Poi c'è il congresso, quindi ci sono sensibilità, pensieri, opinioni diverse e una tempistica ancora da definire. Che però insomma lei in qualche modo sospetta, perché appunto... No, la tempistica nel senso che noi sappiamo... È saltata la riunione che ci doveva essere... domani mattina, appunto. Però è anche vero che se noi domani siamo tutti il giorno sia alla Camera che al Senato bloccati in aula, è anche difficile che chi quindi deve partecipare... è saltata per quello e non perché ci tiriamo i coltelli dietro... No, coltelli noi non ce ne tiriamo, mi pare che sia tutto ormai così alla luce del sole che non ci tiriamo coltelli. Dopodiché è chiaro che è un congresso difficile, perché è un momento complicato, perché ancora si devono definire le regole, perché c'è un governo che va sostenuto e tutti dicono che lo sostengono, poi magari nelle pratiche non sempre questa sensazione si ha in modo così univoco, anche se io credo che ci sia la volontà, la necessità, l'abbiamo fatto di necessità, sarebbe veramente anacronistico non sostenerlo. Ci sono poi opinioni differenti, però... Vabbè, vedremo. Allora, noi dovremo avere una direzione nazionale a fine mese per definire finalmente le regole e i tempi del congresso. Quindi io credo che in contemporanea ad altri eventi finalmente si saprà anche questo mistero di Fatima di quando si fa il congresso del PD. Decido di dedicare gli ultimi 5-6 minuti di questa trasmissione a tutta un'altra questione, della quale vi voglio assicurare, io non mi sono affatto messa d'accordo con la senatrice Amati, assolutamente. Quando l'ho invitata dicendo venga Omnibus Notte, come tutte le persone che vengono invitate qua sanno che si commentano i fatti del giorno, ma siccome la senatrice Amati sa che l'ha fatta grossa e che ha gettato un sasso nello stagno e che questo stagno improvvisamente si è animato, si porta dietro in qualche modo il corpo del reato, esatto. Perché lei gira con il giornale Libero, che non comprerei mai altrimenti. E questo vabbè, no, mi dispiace per libero. La libertà dell'informazione, per la pluralità dell'informazione, per la pluralità, non per la libertà. Beh, si porta dietro Libero del 6 di, luglio, di sabato scorso, perché ci fa vedere il titolo di Libero di sabato scorso. Sì, l'ho portato apposta perché sia chiara qual è la questione della quale parleremo. Il PD vieta la gnocca. Qual è il problema? Il problema è che la senatrice, insieme a altre 5 sue colleghe, se non sbaglio, ha firmato una proposta di legge, ha presentato una proposta di legge che, leggo da Libero per l'appunto, misure di contrasto alla discriminazione della donna nella pubblicità e nei media. In sostanza si vogliono censurare le immagini che trasmettono non solo esplicitamente ma anche implicitamente in maniera allusiva, simbolica, camuffata, subdola, eccetera, eccetera, che incitano il ricorso alla violenza esplicita o velata, alla discriminazione o alla ridicolizzazione delle donne. E il sottotitolo, diciamo, di questo articolo, oltre che il PD vuole vietare la gnocca, era Sinistra Talebana.
perché subito l'autore dell'articolo, Franco Belchis in questo caso, ma molti altri, sono insorti dicendo e basta con questa censura, insomma, perché dobbiamo mettere il burka alle donne, senatrice Amati? Allora, intanto perché non può mettere il burka alle donne. No, questo, intanto no? Io tengo a dire che, dato il titolo, credo che lo scrittore, il giornalista, non sia una gran nobile penna, perché anche il linguaggio ha un suo peso, le parole hanno un peso, e quando si parla di violenza nei confronti delle donne, di come si trattano le donne, anche le parole hanno un peso. Quindi un titolo così già mi sembra abbastanza pesante e comunque poco elegante. Detto ciò, noi in realtà con la nostra proposta di legge, che tra l'altro avevamo già presentato nella passata legislatura, forse il giornalista allora non se n'era accorto, non diamo altro che seguito a ben 3 risoluzioni del Parlamento europeo, che sono legge in Francia, che sono legge in Spagna, che sono dentro normative per quello che riguarda Lussemburgo e che tengono a tutelare di più le donne, perché sappiamo che l'immagine sessista è problematica e soprattutto è, in un momento di difficoltà complessiva della cultura del paese, anche qualche volta difficile per l'educazione dei giovani. Al punto addirittura ad arrivare a delle sanzioni, gli operatori pubblicitari che non rispetteranno i divieti saranno puniti con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a 5 milioni di euro. Intanto in un DDL, in un disegno di legge, c'è una proposta che può essere discussa, emendata, modificata, quindi si può valutare rispetto alle questioni. Però io credo sinceramente che affrontare questo tema, dando anche delle risposte che siano un po' rigide, serve per cambiare la linea, perché questo però, vogliamo. Mi scusi, adesso non è qui il momento, qui però giusto per buttare a mia volta una provocazione, non è un modo appunto per censurare sempre solo un aspetto, no? Delle donne, cioè l'aspetto sessuale, si va sempre solo a colpire quell'aspetto, come se dovessimo essere tutte appunto caste pure, madonnine. Non è questo il problema, è che immagini allusive a immagini che possono evidenziare solo parti, immagini che siano insomma chiaramente offensive di quella che è la dignità della donna in qualche modo, non vanno valorizzate. Questo, ripeto, lo chiede il Parlamento europeo, lo chiede l'associazione che mette insieme un insieme di città libere dalla pubblicità offensiva. Sappiamo che il Comune di Milano già sta operando facendo, perché anche grandi manifesti che restano per molto tempo sul muro, sulle mura delle città, danno segnali che non sono positivi. Noi sappiamo peraltro che ogni giorno muore una donna, adesso io non voglio fare il parallelo, però è chiaro che quando c'è la pesantezza delle parole, la mancanza di rispetto delle persone, la debolezza delle persone, la fragilità delle persone, pensiamo quante ragazze con un modello stereotipato della donna, della bellezza della donna, poi magari cedono all'anoressia, alla bulimia. Lei dice così, dopodiché. Io dico questo, sì. E io spero che la nostra legge possa arrivare in porto e che comunque ci sia più dignità anche in chi scrive quando parla delle donne, comprese noi.